due gay che si sposano e organizzano il viaggio di nozze e vanno in America. Allora vanno a Capodichino, vicino all'apparecchio, salgono all'apparecchio, mentre sta decollando, a un certo punto sta in viaggio, spengono le luci. Allora uno che si dice, senti, ma vicino a me, senti, stiamo troppo a parlare, ma dice, ma amore, che ti tocca. Certo, ma tu stai sempre in apparecchio, ma mi figura in mente, certo, no, quando ma chi sta tutto quando a dormire, sta molto scuro, nessuno ci sente, certo, gli ha un furri, se lo può fare, gli stiamo troppo eccitati, se lo può fare, gli hanno rinto un bagno, no, no, quello bagna, io poi ti fa campo, ti fa campo, ma che ci sei, ma tu ci sei, poi ti faccio re, allora, guarda, siete un pure, o convincio, 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 sai, anzi, poi ti faccio re. E c'è un bicchiere d'acqua, un bicchiere d'acqua, silenzio tombale. Allora chi si convince, io metto come la mamma e l'agnello, dopo ti tacco, dopo ti tacco, dopo ti tacco, non lo sa da sal, o fa nuovo nuovo. Come arrivano in America, lo sapete quando arrivano, allora prima di scendere dall'aereo, a dove stanno le scale, ci sta il pilota, l'hostess, eccetera. Allora, com'è andato il viaggio? Tutto bene? Vi auguro buon soggiorno, sì, grazie, grazie, tutto a posto. Alla fine arriva un cucciariella. Allora dice, tutto bene? Fai, no, immagino la mandò. Immagino la mandò, non pigli mai più apparecchio, voi stavo bene, faccio roccia lì. Dice, ma perché? Immagino buttate il frigo, ma scusate, ma perché non ha chiamato qualcuno, faccio buttare una coperta, e te che vai a chiamare? Che uno mi chiamano un bicchiere d'acqua, ha aperto pure, loro sanno.